Video recensione, video, quello che è a caldo. Parliamo oggi, quest'oggi, questa serata, nottata, so, 11 l'una meno qualcosa, di 4 italiano. gradi e mezzo di temperature esterne. Mazza, fa freddo. Però qui se posso dire, fa troppo caldo. In macchina sì, ho messo il riscaldamento perché sono raffreddata. Aiuto di pace ti ha scritto. Salutiamo aiuto di Ciao, pace. Aiuto di pace che mi ha scritto in questo momento. Vediamo, non si No, non è si è fatto visto. in tempo a leggere. Silenzio. Parliamo di italiano medio di Bruno Liegi Bastoliegi. Chi è Bruno Liegi Bastoliegi? Maccio Capatonda, è il Nick. Ma Ah, tu il non Nick. vedi, è il È il Nick. Perché hai Nick. capito il problema di questo? Sapete perché non gli è piaciuto lui al mio Non mi è saluto? piaciuto? Vabbè, adesso spoiler, spoiler. Perché lui non li, cioè, o li segue, cioè lo conosce, ma ci vuole donna di nome così, di popolarità, ma non ha visto, secondo me ne ha visti pochi, l'ha visti distrattamente i No, i trailer dei trailer, film. li ho visti, ma li vedo da sempre, Allora sai, da avresti prima dovuto. che tu nascessi. Sì, allora avresti saputo. Avresti saputo dove. Ah! Ma lo so chi è Maccio Capatonda, No, lo aspettavo al avresti varco. dovuto sapere chi era Bruno Liegi Bastoliegi, non Maccio Ah, vabbè, Capatonda. ma che ne so, io mi occupo di Karajan, ti pare che mi occupo di... Vengo a sapere come si chiama il vero Karajan. nome C'è uno che lo del chiama Mastro Karajan. Liegi, dai. Lo chiama Mastro Karajan. Ciliegia, Mastro come ciliegia. me senza la parrucca. Allora, Citazione coltissima, con non l'abbiamo lodi. capito. Parlavo sopra. Davvero non sai che Mastro Ciliegia è il falegname Sì, a cui lo Geppetto strappa so. No. la parrucca? Sì, no, non l'avevo sentito perché era. No, vabbè, Bella questa inquadratura era, bella. Maccio Capatonda arriva al cinema Capatonda. e. Caparezza. Sì, Arriva Nick. al cinema dopo la fiction, dopo. Non la fiction, dopo la. Arriva al cinema, compra il Do. biglietto ed entra, ma che cazzo dici? Esatto, Come si arriva arriva. al cinema? Che cinema questo Aspetta, non spoileriamo, è? Ah! andiamo per gradi. Arriva al cinema dopo YouTube, dopo la Jalappas, dopo YouTube, dopo MTV con Mario, e arriva questo primo sul lungometraggio che diciamo espande il trailer italiano medio, film di Dino Crisi era il film, che era un ottimo trailer, un trailer straordinario assolutamente. Il film a me è piaciuto perché l'ho letto più come un film, come un testo su cui basare delle riflessioni, più che come un film, più che come materia cinematografica vera e propria. L'ho visto più come un discorso sociale, perché è un film che non. Detto così sembra un po' una banale, dire che non deve mettere d'accordo, che non mette d'accordo nessuno, che non deve essere mettere d'accordo chi è e chi no. Perché tutti i personaggi sono sgradevoli, sono brutti, brutti, sporchi, cattivi e sgradevolissimi tutti. Per quello che lui all'inizio e fine dice: ma questo qui vegano è un rompicoglioni. Poi quando diventa. E dando la pillola, e tanto non è spoiler, lo vedete, se avete visto il trailer lo sapete benissimo. Quando gli danno la pillola per usare il 2% del cervello, diventa ancora più insopportabile, ancora più schifoso, ancora più inetto e disgustoso. Quindi è un film che ti dice che alla fine siamo tutti, qualsiasi. Forse solo il finale cerca di conciliare qualcosa. Che però poi alla fine rimane tutto un po' in sospeso con quel copulare che non è piaciuto per niente al nostro ago qui. Prego, la parola a te, dici quello che pensi. No, si è addormentato, si è spento come nel video di Clint Eastwood. Sì, sono 3 minuti, su, dai, o vuoi dire qualcosa o no? Si è offeso perché io l'ho attaccato, quindi non parla, dai, parla. Sto dormendo. No, non puoi fare così, sto a far video te blocchi, dai, cazzo. Intanto tossisco un po'. Dove siamo? Che Cosa ne pensi, italiano medio? è un mediometraggio. Italiano mediometraggio, Vabbè, esatto. c'è un po' di più. No, la spiegavo, il nostro pubblico. Sono un po' Cioè, come sono Nolan. scemi, Sono un scusa. po' come Nolan, vi spiego le Ah, cose. Io ti ho detto le cioè, cose. Nolan, allora sì, Salutiamo mi ha Nolan. spiegato per bene. Salutiamo Nolan. Saluta Nolan. Nolan. No, Nolan. Dici tu però sono Lucio Capodonno. Intanto di quello che mi dicevi prima di cominciare tu. Perché ti ho detto qualcosa? Io conosco, sono Esatto, amico questo, esatto, questo. come si chiama? Del Produttore. produttore, cioè quindi non Che posso fare. salutiamo. Ciao Marco Belardi, ciao. Per cui un capolavoro assoluto, magnifico film, straordinario, una Ma scrittura, io infatti uno quando. stile, una qualità della fotografia, Io veramente, metto cioè lì da così, una così. capacità di affondare, no? Questa critica Fai sociale. l'inquadratura con la. Affondare una critica sociale così, una gran cazzata. Sono rimasto molto deluso
una merda di film, davvero veramente brutto. Mi dispiace Marco, sono sincero. Tanto poi l'avresti scritto le recensioni su Facebook. Mi sono anche stupefatto, non si dice mi sono stupefatto, sono rimasto stupefatto. Ma io poi l'altra volta ho detto mi sono fatto stupito del fatto che... Mi sono stupefatto. Stia andando anche bene al cinema. Sono contento per Marco, questo senz'altro. Quando gli amici guadagnano tanti soldi sono sempre contento. Ha fatto un rutto coperto. Chi ha fatto un rutto? Io proprio poco coperto. Vabbè, in linea con... Con esatto. Però la prima scoreggia, il film... Lo so, a me piace il cinema, quindi oggi mi hai portato a vedere una cosa che col cinema non è che c'entrasse molto. La seconda molto di più. La seconda? Del film, ah, spoiler, ah, spoiler alla spoiler. Seconda, maccio capatonda, maccio alla seconda. Va bene, quindi per me è promosso, per lui è bocciato, quindi sì, fate voi. Promosso però non a pieni voti, promosso alla bocciato a pieno zero. Io gli do la sufficienza, non lo promuovo, ecco, gli do la sufficienza. Ciao. Cioè, abbiamo fatto lo stesso video della stessa capatonda. Durata della stessa durata del video su American Sniper, pensate un po'. Pensa un po'. Arrivederci.